Alcol e droga già 12 anni, casi in aumento al pronto soccorso, avvertono i medici della clinica pediatrica De Marchi di Milano. Arrivano principalmente anche intorno all'età dai 12-13 anni in su con problemi di abuso di alcolico. Poi sostanze fumate, ingerite, inalate. Emilio Fossali dirige il pronto soccorso della clinica pediatrica De Marchi a Milano. In 30 anni nell'emergenza tanti casi così non li aveva mai visti. Ormai solo qui sono una decina al mese, di più nei periodi di festa. Arrivano a volte in coma etilico con livelli di alcolemia molto alti, a volte arrivano con perdite di coscienza, perché a volte queste sostanze sono tagliate anche con farmaci antipertensivi. Abbiamo avuto casi di psicosi, di dissociazione psichica, quindi quadri psichiatrici importanti. Segnali di disagio profondo, dice il primario, richieste di aiuto a famiglie distratte. L'assunzione nelle case, magari il ragazzo torna a casa pomeriggio con i compagni a studiare e comincia a prendere sostanze piuttosto che a bere alcol. Problemi che non possono essere risolti con una semplice ramanzina sui danni da abuso di sostanze, ma con la prevenzione e specifici percorsi di recupero. Stiamo cercando di individuare una figura che possa fare da riferimento per questi casi, perché a volte questi sfuggono, vanno da diversi ambienti, non hanno poi un punto di riferimento preciso, anche perché i tempi di recupero possono essere anche lunghi e possono prevedere, chiaramente devono prevedere il coinvolgimento della famiglia, dell'ambiente, della scuola.